Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Oggi parleremo di due cose, allenamento e Alessandro Zeni. Alessandro Zeni lo conoscete tutti, si è fatto parlare di sé in questo periodo grazie alla salita di Cryptography, un 9B, probabilmente la placca più dura al mondo, se non la placca più dura, una delle più dure, che è l'unione tra Bain de Sang e Bimba Luna, due vie storiche che si trovano a St. Loup in Svizzera. Ma non di questo oggi parliamo, perché se ne è già parlato tantissimo. Parliamo un po' di come Alessandro si è allenato in questa quarantena. Infatti è stato molto gentile che sulla sua pagina Facebook ha lasciato, diciamo, dei video modello per allenarsi. Io ne ho preso uno in particolare che mi è piaciuto molto. È un allenamento abbastanza difficile, ma la particolarità è che serve solamente un trave, quindi quasi tutti voi lo avete. L'allenamento si svolge in tre macro serie. La prima parte su sospensioni a braccia distese associate a delle trazioni, la seconda sospensioni a braccia 90 gradi associati a dei piegamenti e la terza parte sospensioni a braccia completamente chiuse associate alla plank. Quindi riscaldatevi bene che tra poco si parte. Alla destra metterò Alessandro che si allena e alla sinistra lo schema del suo allenamento. Partiamo quindi con la prima serie, dove vi farò vedere i primi tre esercizi senza farveli vedere tutti, perché altrimenti il video diventa lunghissimo. Allora, si parte con le braccia stese, come detto, e si fa una sospensione di 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, alla quale seguono 10 trazioni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si scende a terra, si fa partire il cronometro 10 secondi e poi si passa al bidito 5 secondi, 5 secondi di sospensione. 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 8 trazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 10 secondi di riposo e poi steso. Cinque trazioni, 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, adesso bisogna recuperare un minuto e poi si prosegue nello stesso modo, seguendo appunto i minuti di sospensione aumentano e diminuiscono il numero di trazioni. E questo qui dovete fare appunto i 9 esercizi, 5 minuti di recupero e poi si passa alla serie 2. Nella seconda serie avremo le braccia piegate a 90 gradi. Dunque, si parte con la lista, 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5. Subito si fanno le 10 flessioni. 1, 2, partire il cronometro 10 secondi, dopo bidito e 8 flessioni. Secondi, 8 flessioni. Dieci secondi di riposo, poi sullo steso per 5 secondi. E seguono 5 flessioni.
Ok, far partire il cronometro. In questo caso appunto ci sono 2 minuti di recupero e poi si prosegue come prima eseguendo le altre sospensioni, le tre sospensioni. Quindi la prima con 10 secondi di sospensione, sempre con le braccia a 90 gradi, 8 flessioni e via di seguito. Passiamo infine, dopo appunto finiti i 12 esercizi, in questo caso 5 minuti di recupero. Infine la terza serie, dove siamo totalmente chiusi. Si parte appunto con la lista, sempre 5 secondi totalmente chiusi, 1, 2, 3, 4, 5, alla quale seguono 40 secondi di plank. Ora non sto a farli tutti per via della lunghezza del video, dopodiché sempre 10 secondi di recupero e poi 5 secondi totalmente chiusi, così subito plank nuovamente 40 secondi steso. E subito plank 40 secondi, poi si riposa 3 minuti fino alla fine. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. L'esercizio non è proprio facile da spiegare, ancora meno da eseguire, ma sicuro sarà già bello impegnativo. Ovviamente per renderlo più difficile potete sempre aumentare il tempo di sospensione, il numero di trazioni, flessioni e plank. Bene, anche per oggi è tutto. Buon allenamento, come sempre taggatemi nelle vostre storie, divertitevi e buon allenamento a tutti. Ciao! Bene ragazzi, spero che l'allenamento vi sia servito. Io ho trovato veramente difficile soprattutto la prima parte, sono partito bello gagliardo, addirittura ho detto mi metto su dei chili che tanto io sto bene, li ho tolti dopo 2 trazioni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me è un allenamento molto valido che permette sia di allenare, diciamo, la forza, ma soprattutto la resistenza, che è molto difficile da allenare al trave. Io intanto poco tempo fa ho visto un pacco che è arrivato da Epic TV, sarà sicuramente un oggetto molto bello, quindi martedì andremo a vedere che cosa mi è arrivato e come utilizzarlo. Io vi lascio, vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo martedì con un altro episodio di Spazio Verticale. Ciao a tutti ragazzi!